Thank you.
Sì, funziona, era spento. Buonasera. È normale, è fisiologico il calo dopo la prima volta. Normalmente con la seconda c'è sempre un po' il calo. Ah, sì. Qui Don Roberto ha lasciato alcuni, qui ci sono dei libri, la biografia, ecco, che su San Vincenzo Maria Strambi, scritta da mio confratello, a ecco, un prezzo di 7 euro ciascuno, così mi hanno detto, da San Gabriele. E che rimane qui, ecco, tutto fino al 21 marzo. E, bene, iniziamo perché ora... Dicevamo la prima volta, alzi la mano chi c'era la prima volta, ecco, quindi, bene, comunque per gli altri potete trovare, penso, il sussidio, poi comunque ho mandato tutto per WhatsApp a Don Roberto. Bene, allora iniziamo, sul foglio trovate un'altra preghiera allo Spirito Santo. Come al solito, ecco, come al solito, come la prima volta, la recitiamo alternandoci una frase ciascuno tra me e voi. Inizio io. Vieni, Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida è invincibile, ci preservi dal male. Amen. Bene, ascoltiamo questa sera il testo. Il tema è l'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia. Testo molto breve, più conosciuto rispetto all'altro, dal Vangelo secondo Marco. E mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco, allora stiamo qualche momento in silenzio, ci rileggiamo questo testo lentamente. Thank you.
Allora, perlomeno questo testo, almeno alcune parole, sono un po' più conosciute. Quando andiamo a messa, a volte ecco, le sentiamo così. Ecco, questo però è il racconto dell'ultima cena secondo l'Evangelista Marco, che stiamo guardando un po' questi brani, e qui dentro c'è la passione di Gesù, adesso lo vedremo. È uno dei testi più antichi, perché appunto la comunità quando si ritrovava per celebrare, ecco, l'Eucaristia o la cena del Signore, e dice: ma cosa ha fatto Gesù? E ecco, allora in questa scena Gesù offre una interpretazione sua della sua morte, e siamo quindi all'interno del contesto della passione. E il racconto è inquadrato dall'annuncio del tradimento di Giuda e dal rinnegamento di Pietro. Questo è un po' il contesto, e quindi ecco, Gesù si dona in questo contesto di tradimento, di rinnegamento. Lui comunque offre la sua vita, diventa lui l'agnello sacrificato che dona la vita per tutti. E questa allora, ecco, è la sua Pasqua. Perché? Perché Gesù sta celebrando la Pasqua ebraica, la cena, ecco, tramandata appunto dall'uscita dall'Egitto. E aveva dei passaggi, dei momenti: il primo, la benedizione e la distribuzione del pane, il rendimento di grazie e il passaggio del calice, e poi si cantava l'inno. La cena ebraica, ecco, pasquale, di solito era dopo il tramonto del sole, verso le 18, ed era il 15 di Nisan, giorno di Pasqua. Siccome che bisognava consumare, diceva appunto Mosè nell'Esodo, un agnello, e allora dovevano essere le persone non sotto a 10, ma neanche, ecco, superiori a 20, altrimenti, ecco, non bastava per tutti. Quindi, quattro momenti successivi: c'era un'infusione e benedizione della prima coppa di vino, poi c'era l'evocazione della Pasqua, il passaggio attraverso il Mar Rosso, la consumazione dell'agnello pasquale e poi la conclusione del banchetto. E a ogni momento c'era anche una coppa di vino che veniva appunto assunta un po'. Ecco, Gesù introduce due innovazioni su questa cena pasquale. La prima è quella che dal calice, durante la cena ebraica, ognuno si portava il suo. Ecco, invece Gesù fa bere tutti i discepoli dallo stesso calice e poi pronuncia una duplice parola, quella sul pane e sul vino, che modifica radicalmente quello che era appunto la cena ebraica. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, perché quelle parole, ecco, spiegano poi che cosa? Il dono della sua vita, la trasformazione di quella cena. Ecco, questo è l'ultimo incontro di Gesù con i suoi discepoli e avviene nel contesto della Pasqua. Da una parte i discepoli, c'è un contrasto, i discepoli si sentono insicuri, non capiscono quello che sta accadendo. Dall'altro, ecco, Gesù invece è calmo, padrone della situazione, presiede la cena e compie il gesto proprio dello spezzare il pane e invita i discepoli a prendere il suo corpo e il suo sangue. Ecco, questa è l'istituzione dell'Eucaristia, del sacrificio. Ecco, il sacrificio di Gesù, che non sottrae responsabilità al tradimento di Giuda, non sottrae responsabilità alla condanna da parte del Sinedrio,
perché, ecco, lui, ecco, dice: ciò che mi chiedete io ve lo offro. Lo volevano incarcerare, lui si consegna, lo volevano condannare, ecco, lui, cioè questo verbo, la, di consegnare se stesso, ecco, agli altri. Questo, ecco, molto importante. Bene, Gesù, dicevo, piena padronanza di sé, ma in tutta la sua dignità è regale, sacerdotale, profetica, e quindi fa della propria vita un dono, ecco, lo spezzare il pane. Ci sono dei verbi molto importanti: prende, benedice, spezza e dona. Prende, benedice, spezza e dona. Ecco, un po' nell'applicazione anche noi, diciamo così, siamo stati presi, siamo stati benedetti, siamo stati spezzati, dovremmo spezzarci per essere dono. Questa è l'Eucaristia, cioè alla fine, ecco, diventare Eucaristia, mangiare, ecco, il corpo e il sangue di Gesù per diventare Eucaristia. Ecco, lui recitò la benedizione, la preghiera di benedizione, rese grazie. Ecco, l'Eucaristia, ecco, Gesù, dicevo, no, fa bere dallo stesso calice. Vuole sottolineare la comunione che vuole creare, l'alleanza che vuole, appunto, ecco, stipulare. Ne bevvero tutti di questo calice. Ecco, Gesù prende il pane, pronuncia la benedizione e poi rende grazie. È rendimento di grazie. Che cos'è l'Eucaristia? Questa parola greca vuol dire rendimento di grazie. Ecco, Gesù che è teso verso Dio ha tra le mani che cosa? Il frutto del lavoro dell'uomo, pronuncia questa benedizione e riconosce che i doni della terra sono i doni di Dio, invoca su questo pane, oltre non lo diciamo, no? Frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Ecco, gli elementi del pane e del vino sono quindi inseriti inizialmente in questa benedizione, c'è una dimensione verticale verso Dio. Questo è molto importante, quindi offerta. Poi, quando lui lo dona, c'è una dimensione orizzontale tra tutti i commensali. Ecco, quindi la fraternità nasce da quell'aspetto verticale, ecco, verso Dio. Prima c'è questo aspetto di benedizione, poi, quindi più importante, l'aspetto verticale, e poi quello orizzontale di comunione. Quindi, ecco, Gesù poi, dicevo, pronunciando delle parole sul pane, ne modifica il significato. Questo è il mio corpo. Ecco che cos'è il corpo nell'ambiente biblico: è il dono della persona, è tutta la persona, questo sono, come se dicesse, questo sono io, questo è il mio corpo, questo sono io che voglio entrare in comunione con voi, che mi dono a voi, che voglio fare di voi la mia comunità. Come si dona Gesù? Come un ucciso. Quel corpo sarà poi sottoposto a varie prove nella passione, la flagellazione, pensiamo soltanto, ecco, i chiodi della croce. Quindi, questo è il mio sangue dell'alleanza sparso per molti. È chiaro, se esce il sangue è perché la persona viene ferita, uccisa. Per molti, in realtà, ecco, significa per tutti, nel linguaggio, diciamo, ebraico. E, ecco, questo è un sacrificio, dicevo, perché Gesù cosa fa? Si sostituisce all'agnello. Cosa faceva la famiglia ebrea? Prendeva l'agnello, lo cuoceva, arrostito, come l'uscita dall'Egitto. Cosa aveva fatto Mosè nel rinnovare l'alleanza? Esodo 24:8. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. E Mosè
con quel sangue, ecco, asperse l'altare e anche le persone. Quello era un simbolismo, ecco, quindi per entrare in comunione tra il popolo e Dio. Ecco, Gesù cosa dice? Questo è il mio sangue dell'alleanza. Che cos'è il sangue a livello biblico? È la vita. Sapete che gli ebrei non possono mangiare gli animali con il sangue, quindi deve uscire tutto il sangue agli animali. Ebbene, ma adesso non è più il sangue degli animali, è il sangue di Gesù. E quindi che vuole, ecco, entra una vita donata, corpo donato, vita spesa per amore, diviene quindi offerta. Quindi l'atto di mangiare il pane e bere il vino eucaristici significa partecipare alla vita di Gesù, quindi entrare nella nuova ed eterna alleanza. Ricordate queste parole, no? Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza che ha stabilito Gesù con il suo sangue. Ebbene, allora, un'alleanza che viene rinnovata dallo Spirito Santo. Non a caso, appunto, in ogni Eucaristia ci sono sempre queste, cioè la parola, il pasto e il perdono. Quindi ciò che quella cena voleva dire era l'amore di Gesù, l'amore di Dio che Gesù ha narrato nella sua intera vita, adesso diventa dono per tutti coloro che vogliono entrare in comunione con Lui. Ecco, questa alleanza, il fondamento, il fine dell'alleanza è l'amore, nient'altro. Ecco, la comunità di Gesù viene proprio stabilita, crea comunità. L'Eucaristia fa la Chiesa fa l'Eucaristia. L'Eucaristia è a fondamento della Chiesa, della comunità. La comunità radunata celebra l'Eucaristia. C'è un continuo rimando. Ecco allora, istituendo l'Eucaristia, Gesù si dimostra ancora una volta cosciente del suo destino, destino di morte che viene anticipato appunto con i segni del pane e del vino. E poi c'è quest'ultimo versetto dove c'è una nota dominante che è quella della speranza. Gesù ha la certezza, cioè, che il suo sacrificio non è vano, ma è aperto verso una piena realizzazione nel regno. Dice: io non berrò più del frutto della vite, finché lo berrò nuovo appunto nel regno. Quindi, ebbene, la celebrazione, sappiamo che la celebrazione eucaristica ci apre verso il futuro, è una parola tecnica per dire, no, escatologica, le cose ultime, verso il futuro, verso il regno definitivo. Cioè noi celebriamo in attesa della sua venuta. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Siamo aperti appunto a questa venuta futura del Signore. Ecco allora, l'Evangelista Marco si è servito di questo episodio della cena per dare un'interpretazione della morte, ecco, di Gesù. L'atto definitivo finisce così la vita terrena di Gesù, un dare la vita per la salvezza del mondo. È l'opera finale, quindi, ecco, del Cristo di Dio, cioè dell'inviato, del Messia. Cristo vuol dire unto. Il Messia, unto, inviato. E questo appunto è un gesto di speranza che dichiara appunto che il calice di morte sarà trasformato in vino bevuto trionfalmente nel regno di Dio. E questo appunto è un aspetto di speranza che
qualifica, dà significato proprio al gesto di Gesù, dare la sua vita. Perché? Perché noi potessimo avere la sua vita, potessimo vivere. Questo è il senso profondo dell'Eucaristia, imparare da Gesù a distribuirsi, a darsi, dicevo, diventare Eucaristia significa diventare dono, essere dono per gli altri. Questo è il fine. Bene. E bene, noi ci dice che la fede nella risurrezione proprio annulla il potere della morte. La morte è stata sconfitta. La passione e morte di Cristo sulla croce è la sua vita donata per noi. Cristo è morto per noi nel senso che la sua vita, egli è uomo e Dio, viene trasferita. La sua vita divina entra in noi come? Mangiando. Come noi non potremo vivere materialmente se non mangiamo, così non avremo in noi la vita divina, la vita che non muore, se non mangiamo, se non ci nutriamo dell'Eucaristia. Ecco, l'Eucaristia contiene il sacrificio, c'è appunto quello che adesso Gesù celebra nel Cenacolo, poi lo celebrerà sul Calvario. Lì stipula l'alleanza. Ebbene, nell'Eucaristia ci offre la vita divina nel mangiare e nel bere, che appunto sono per noi bisogni fondamentali. Ecco, però, attenzione che senza la cena, senza l'Eucaristia, la croce sarebbe stato un evento lontano. Senza coinvolgerci e implicarci personalmente, la croce sarebbe stata da ammirare, da meditare, magari con commozione, con qualche lacrime, ma senza, ecco, sentirci dentro, dentro questa croce. Come facciamo a sentirci dentro? Ecco, partecipando alla cena di Gesù, cioè la nostra messa, è importante. Lì riceviamo la vita divina, lì entriamo, ecco, in comunione. Il corpo appunto di Gesù ci viene dato nella comunione, è il corpo del risorto. Il pane e il vino, diciamo così, non quando diventano poi corpo e sangue di Gesù, non appartengono più a questo mondo, appartengono al mondo del risorto. Vengono, si dice, no, questa parola, la transustanziazione, cambiano di sostanza. Ebbene, allora noi riceviamo la comunione, nutriamo, ecco, il nostro essere con la vita divina, quella vita che noi riceviamo nel battesimo, ma dobbiamo nutrirla come un bambino. Se non lo nutriamo, muore. Ebbene, noi nutriamo la nostra vita naturale, così dovremmo nutrire la vita divina che viene dentro di noi. E ci tocca, Gesù ci ha dato questo corpo, nel sacramento Dio ci tocca nella nostra fisicità, pensate già all'acqua del battesimo che ci tocca, il pane della cena, sono dei segni fisici che ci comunicano la vita divina attraverso l'atto del mangiare, il contatto con il nostro corpo. Noi assimiliamo la vita divina come assimiliamo un piatto di pasta, e tanto entra per la bocca, però lì assimiliamo la vita divina. Allora ecco cosa dice a noi l'Eucaristia, e l'Eucaristia è la vita di Dio. Ecco, siamo all'applicazione, no? Del testo alla nostra vita, dicevo, quindi ecco la vita di Dio che entra dentro di noi. Ecco, molto belle queste parole, le prese, benedisse, spezzò e donò. Ecco, noi dobbiamo diventare dono. E mangiare l'Eucaristia significa poi
stipulare questa alleanza, questo è molto importante, la nuova ed eterna alleanza. Gesù vuole entrare in comunione con noi, vuole donarci la sua vita e ci chiede, ecco, questo passaggio, di mangiare il suo corpo, bere il suo sangue. L'Eucaristia deve essere il culmine e la fonte di tutta la vita cristiana. Da lì parte e lì arriva tutta la nostra vita. L'Eucaristia ci divinizza, questa è un po' più la tradizione orientale, che parla di divinizzazione della persona, divinizza l'uomo, entra dentro di noi, ci rende sempre di più simili a Gesù. Ecco, dicevo, alleanza è eterna perché non possiamo più infrangerla, cioè qualunque cosa facciamo, anche se lo inchiodiamo a Gesù sulla croce, Dio rimane fedele. Si è compromesso con noi sulla croce, non può più tornare indietro. Lo poteva fare. Scendi, dai. Sei il figlio di Dio, no? Ma tu che distruggi il Tempio. Dai, facci vedere qualcosa. Poteva scendere lì e non è sceso. È rimasto lì fino alla fine. Ecco, allora, nell'Eucaristia noi comprendiamo veramente questo amore misericordioso, l'amore che vince la morte, vince il peccato, dal più grande male. Qual è il più grande male che l'uomo poteva fare? Ha ucciso Dio, perché Dio si è reso vulnerabile facendosi uomo. Quindi ha ucciso Dio, il figlio di Dio, il Padre, da quella morte ci concede il massimo bene. Ecco l'Eucaristia, ci dona la vita del figlio, lì. Perché? Perché l'aveva anticipato nell'Eucaristia, nel Cenacolo. Ecco, la sua misericordia eterna e onnipotente capovolge in bene e ogni male. E quindi salva tutte e tutti. Ecco, nell'Eucaristia c'è una relazione, un'amicizia, un amore con il Signore. Ebbene, questa Eucaristia, abbiamo detto, legata alla croce, legata alla passione, cosa ha fatto Gesù? Dicevo, si era consegnato, e è fondamentale per chi partecipa all'Eucaristia imparare a perdonare, vivere il perdono. Gesù poi l'ha vissuto sulla croce. Parola, pasto, perdono sono tre elementi decisivi per stipulare l'alleanza. Ecco, possiamo celebrare l'Eucaristia, scambiarci il dono della pace, se partecipiamo appunto con fede al banchetto eucaristico. Una vita, ecco, l'Eucaristia, una vita che si dona, un amore che si comunica, un'alleanza che si instaura, una relazione che inizia. Ecco l'Eucaristia, la realtà dell'Eucaristia. Ripeto, una vita che si dona, un amore che si comunica, un'alleanza che si instaura, una relazione che inizia. Appendice, che non c'è lì, è quella, cioè come disse un pochettino, ecco qualche cosa, San Vincenzo Maria Strambi, e l'Eucaristia come dono di vita nuova. Ecco, San Vincenzo scrisse un bel pezzo sulla relazione tra la passione di Gesù con l'Eucaristia e diceva: quel corpo che in ogni sua parte fu percosso, fu pesto, ferito, lacerato e squarciato spietatamente,
Questo sacro corpo tutto ci dona Gesù e insieme col corpo suo ci dona il suo sangue. Oh, sangue preziosissimo, sangue che ci lava, ci purifica, ci rende cari a Dio. Ecco, questa è la base, possiamo dire così, di quello che vedremo tra poco, cioè dell'offerta della sua vita. Dicevo, diventare Eucaristia, diventare dono. San Vincenzo l'ha fatto. Passione e Eucaristia sono due misteri che si appunto collegano e si compenetrano l'uno con l'altro, ecco. Bene, San Vincenzo, piccolo lapsus perché il 27 abbiamo celebrato San Gabriele dell'Addolorata. Bene, in quell'ostia divina San Vincenzo ci ritrovava proprio il crocifisso, il dono della vita. Passava lunghe ore in adorazione davanti al tabernacolo. E lì il tabernacolo, lì per lui appunto si riviveva la tragedia del Golgota, del Calvario. Quindi, ecco, San Vincenzo, da religioso chiaramente, da passionista, aveva vissuto tutta una spiritualità eucaristica, perché il fondatore San Paolo della Croce, ecco, era profondamente eucaristico, perché nell'Eucaristia ci ritrovava la memoria passionis, la memoria passionis vivente. Nell'Eucaristia, nel tabernacolo, Gesù è in continuo atto di dono. Se l'Eucaristia è dono, lì è un continuo atto di dono, è vivo, si dona sempre. Ecco, quando poi fu eletto vescovo, pensate, no? Nel suo palazzo vescovile, il luogo più bello per lui era la finestrella che guardava l'altare della misericordia lì a Macerata. Dopo la deportazione, non potendo più godere di quel vantaggio, fece a Tolentino un'apertura fra la sua stanza in seminario e la chiesa di Santa Maria. Quindi soffriva, soffriva quando c'erano delle offese all'Eucaristia, come 1819 a Tolentino ci fu un atto sacrilego perché fu rubata la Pisside. Subito lui accorse con dolore, divenne pallido, tremante, con lacrime, e subito fece una commovente omelia per animare tutti alla riparazione. E noi? Questo concetto è tipico della spiritualità passionista, il concetto della riparazione. Riparare alle offese, no, all'Eucaristia. No? Stando davanti all'Eucaristia. No? Non so se, ecco, alla adorazione eucaristica, alla fine, a volte si dice, in riparazione delle bestemmie, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto, benedetto, ecco, quindi. Ebbene, ecco, è una spiritualità molto forte, ecco, anche Santa Gemma Galgani, eccetera. Bene, allora, tutto questo, e concludo, San Vincenzo lo visse alla fine della sua vita. Ricordiamoci che il Signore non ci chiede di essere santi oggi, ma di arrivare alla santità alla fine della vita. Quando lasciò Macerata, ormai non ce la faceva più, stanco, 1823, e il Papa lo volle a Roma. Il Papa era Papa Marchigiano della Genga, Leone XII. Lo volle a Roma perché stava facendo una riforma, lo voleva come consigliere, ma la salute del Papa, da quando appunto fu eletto, non era sempre stata un po' cagionevole. Poi cadde veramente ammalato, e siamo a novembre del 1823, e dopo un mese San Vincenzo, la sera del 23 dicembre, il Papa si aggravò, San Vincenzo andò al suo capezzale e praticamente disse al Papa: coraggio,
Santo Padre, vi è una persona che offre la sua vita per la vostra guarigione. Ecco, è diventato Eucaristia, San Vincenzo. C'è qualcuno che offre la sua vita. Difatti, ecco cosa fa. Celebra la messa, appena terminata la messa, celebrata appunto da San Vincenzo, subito si sparge la notizia nel palazzo apostolico. Il Papa sta meglio. Il Papa sembra un altro. All'alba del giorno di Natale Vincenzo va a trovare il Papa e gli rivela appunto che lui ha donato la sua vita, gli fa anche una profezia, gli dice guarda che insomma ancora starai in vita e sarai Papa per altri 5 anni e 4 mesi, si sbagliò di pochissimo. Poi il Papa addirittura scrisse questa predizione. Poi lui, San Vincenzo, ormai aveva donato la sua vita, dopo pochi giorni, il 28 dicembre, mentre stava a tavola, fu colpito da emorragia cerebrale, fu in coma, si svegliò soltanto per ricevere il viatico, cioè l'Eucaristia, ecco, in punto di morte, e volò verso il paradiso, questo paradiso che lui ce l'aveva, era veramente innamorato del paradiso, anche a volte nelle sue lettere le concludeva dicendo saluti di paradiso, quindi dopo il viatico restò per mezz'ora raccolto e poi ricadde in coma, e poi il giorno della sua nascita morì, il 1 gennaio del 1745 nacque, il 1 gennaio 1824 morì. Ok. Siamo nei tempi, come l'altra volta, apriamo il dialogo. Io spero che dopo questo incontro, magari la partecipazione all'Eucaristia sarà un po' più consapevole, attiva e fruttuosa. A volte si dice, hai sentito la messa? E noi non è che andiamo a ascoltare la messa, noi andiamo a partecipare, no? Alla messa partecipiamo. Magari una volta quando c'era
ancora la lingua latina. Sapete perché c'erano le campanelle? Sì, perché si arrivava in chiesa col rosario, si diceva il rosario, poi a un certo punto c'è qualcosa di, si smette il rosario, c'era qualcosa di importante sull'altare e c'era la consacrazione, finita la consacrazione si riprende il rosario, perché non si capiva nulla quello che si stava celebrando. Con appunto la lingua italiana, con ecco, diciamo, il Concilio Vaticano II, si è capito che i fedeli non è che ascoltano soltanto, ma partecipano in modo attivo, perché anche loro offrono, ecco, come Gesù, cioè unirsi al sacrificio di Gesù, dicevamo, no? Quindi Gesù è l'agnello che si sostituisce all'agnello pasquale e anche noi appunto partecipiamo. Tutto chiaro, limpido, preciso, non c'è niente da tutto bene. Ci vuole sempre chi rompe il ghiaccio, come l'altra volta. Qui non c'è nessuna catechista. Dico. Ci sono. Ah, manca il gelato stasera. Eccolo lì. Se qualcuno. La signora qua sulla destra. Volevo fare una domanda, una precisazione. Dopo l'Eucaristia è bene rimanere un po' con Gesù. E, se prima, finita la messa, c'è qualche saluto tra le persone che ci stanno vicino, così, e poi si riflette sull'Eucaristia pregando, e il tempo che uno vuole, che ne so, questo è contemplato oppure bisogna riflettere subito sull'Eucaristia? È permesso parlare, qualcuno salutare? Allora, i sacri testi di catechismo dicono che la presenza di Gesù dentro di noi dura 15 minuti. E, ebbene, diciamo, sostare dopo, ma questo si trova anche con, sono delle mosche bianche, anche chi lo fa come, diciamo, religiosi, eccetera, però sarebbe bene, noi nelle nostre comunità cerchiamo di farlo, ecco, perché comunque abbiamo un ritmo diverso, sarebbe bene dopo l'Eucaristia fermarsi a pregare. Che cosa? Pregare a custodire il dono che ci è stato fatto, quindi ecco, diceva San Paolo della Croce, e questo l'ha passato anche a San Vincenzo, se tu ti sei nutrito di Gesù nell'Eucaristia, adesso dopo l'Eucaristia lascia che Gesù si nutra di te. Cioè, è
un momento dove la presenza di Gesù continua ad agire in noi, distruggendo magari quello che a lui non piace, e continua ad agire, a fare comunione con noi. Noi dobbiamo sempre pensare che quando facciamo la comunione, c'è una comunione verticale, no? Quando spiegavo, no? Prima c'era una comunione verticale anche durante l'Eucaristia. Quindi quel prese, benedice, c'è una dimensione verticale, ma poi c'è anche una dimensione orizzontale. Per questo dicevo, no? Parola, pane e perdono. Perché se mangiamo dell'unico pane, Gesù ha dato quella sera quell'unico calice, c'è una comunione orizzontale. Non perfetta magari, ma perfettibile e tendente alla perfezione, cioè alla comunione. Quindi uno, se dopo la messa un attimino, due parole perché ha rivisto quella persona, può pure fare, dopo magari si può mettere a pregare, per chi magari va dal Papa alla messa delle 7 della mattina, anche lui adesso non riceve più nessuno, ma quando uno va, celebra la messa anche con i sacerdoti, lui ritorna lì e si mette in ginocchio 5 minuti, ecco, 6 minuti, però ecco perché è bene un attimino fissare quello che uno ha celebrato o ha ricevuto come dono. Sì, sì, prego. No, no, è con... Quando ho fatto la comunione per la prima volta, quindi a 10 anni, il parroco ci aveva detto che il corpo di Cristo non andava masticato. Quindi io, dei primi anni della mia Eucaristia, era come diceva Anna, ti metteva il raccoglimento dopo che prendevi l'Eucaristia e non potevi masticarlo, dovevi tenerlo in bocca perché era santo, quindi non andava masticato. Adesso invece il rito è cambiato. Perché? Quando è cambiato? Cioè adesso il corpo di Cristo, nel momento in cui ti viene il sacerdote, te lo dona, tu puoi masticarlo. Quando io ero piccola mi era stato insegnato, adesso non so se erroneamente, che non poteva essere masticato e che dovevi tenerlo, come diceva lei prima, quel quarto d'ora in bocca e pregare. No, momento, fermi, ho detto di tenerlo un quarto d'ora in bocca. Nel senso che... ho detto la presenza. Il raccoglimento però, non che potevi magari masticare, chiacchierare nel frattempo. Non mi sono spiegato. No, io dicevo la presenza, quando io faccio la comunione, quanto dura la presenza? Allora, un quarto d'ora, perché quanto ci mette lo stomaco? Ecco, questo è. Attenzione, quanto ci mette lo stomaco a digerire quel pezzo di pane? È questo. Quando a volte c'è questo bicchiere vicino, in qualche caso non ho visto, comunque vicino al tabernacolo, perché quando, se uno non c'è il purificatorio, mettono le dita, dice se c'ho qualche briciolina, no? dell'Eucaristia, la metto lì, perché se non c'è più il pane non c'è più neanche il corpo. Se quel vino diventa aceto, non c'è più la presenza reale.
E questo è il Mosè, capito? Insomma, ecco. E non è che io devo tenerlo in bocca, è dentro di me quando io lo mangio proprio. Ora, il fatto della... Anche a me è stato detto così, eh? Io sono stato preparato da una suora, quindi pensate un po', 1984. Allora, è perché probabilmente lì, sai, dici che mastichi, è un'ostia, appena un po' di saliva e va giù. Se noi andiamo a prendere il Vangelo di Giovanni, Giovanni non ha questo racconto, ok? C'era Luca, Marco e Matteo. Giovanni però ha un capitolo che è il capitolo sesto, dopo appunto il discorso appunto alla sinagoga di Cafarnao. Stupendo, bellissimo. Chi mangia di me vivrà per me, chi mangia la mia carne. A un certo punto dice chi mangia la mia carne, sapete che verbo usa? In greco, masticare. Chi mastica la mia carne? Io ho celebrato più volte la messa con la varie comunità neocatecumenali. Conoscete? Qui c'è una forte presenza. Ah, non lo so, come fate a non masticare? Con lo stantuffo va giù, quello è pane. Come hanno fatto i discepoli? Era pane azimo, si mastica. Quindi sì, a volte è così, c'era questo senso ancora, no? Perché era questo un po' quello che si inculca, il rispetto, le cose, come lo stesso, no, in bocca, non nella mano, no, non è così. Che Gesù non è che ha imboccato tutti quella sera, cioè, capite? Quindi a volte dopo, no, tranquille, quindi chiaramente è un'ostia piccolina così, un po' di saliva va giù tranquillamente, ecco, capite? Quindi per questo, però se uno va a fare, ecco, con il pane, a volte si fa in celebrazione con i giovani, e a volte si può fare così, è stato fatto, l'ho fatto. E che fai? Con il pane proprio, pane azimo, per rivivere così, eccetera, quindi questo. Via, un'altra domanda, così facciamo tre e siamo a posto. Suscitato, ecco, senza, se uno magari dice no vabbè, a me questa cosa non mi è piaciuta, a me quest'altra così, quest'altra ma sì, ma mi ha fatto riflettere. C'è bisogno di fare le domande, anche così, un feedback.
rimaniamo qui un'ora, 9:15, 10:15, così ci alleniamo per la prossima volta per il Getsemani. Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Pietro, Simone, dormi? Allora un'ora adesso fino alle 10:15, abbiamo iniziato alle 9:15, 10:15, così prossima volta siamo allenati al Getsemani. Faccio la domanda allora, alzi la mano. Chi è stato in Terra Santa? Speriamo che la guerra finisca presto, ma io dico sempre, una volta nella vita, di andare giù. Una volta nella vita bisogna andare giù per vedere quei luoghi, per pregare in quei posti. Si torna cambiati, si torna trasformati. Quindi fateci un pensierino. Una volta nella vita, quello è il viaggio della vita per un cristiano, perché lì, ecco, Gesù è vissuto e uno capisce anche meglio il Vangelo. Quando poi rilegge il Vangelo gli viene in mente quei posti lì. Prima domenica di Quaresima, quando c'era nell'omelia Gesù nel deserto, ho detto apriamo la parentesi e la chiudiamo subito: toglietevi dalla testa il Sahara. A volte sono queste meditazioni sulla Quaresima, e come immagine un bel deserto sabbioso, e non c'è, non esiste. Non è questo il deserto di Giuda. È un deserto roccioso, completamente diverso. Ci sono gli animali selvaggi. Ecco, quindi proprio un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Perché? Perché devi salire, no? Tutti i salmi dell'ascensione a Gerusalemme. 800 metri sta Gerusalemme. E Gerico, sul Mar Morto, a meno 400, sono 1200 metri di dislivello, ma bisogna andare a vedere. L'orto degli ulivi, la valle del Cedron, e si capisce che da una parte ci sta il Cenacolo, dall'altra ci sta il Getsemani, dove Gesù pianse vedendo la città. Questo solo Gerusalemme, poi pensiamo a Nazareth, Betlemme. È il viaggio della vita, eh? Troppe poche mani alzate, quindi, capite? Quindi, ecco, due ne ho viste. Due minuti. Un attimo. Io ho avuto l'invito di andare in Terra Santa e non sono andata. Però mi sono consolata dicendo che anche quelli che prima non avevo visto creeranno, mi corretta. Va benissimo, uno può diventare santo senza andare in Terra Santa, assolutamente. Qui non è detto, io incito così perché insomma ho avuto esperienza personale anche riferita,
che è un viaggio che è importante per la nostra fede. Poi se uno ha una fede forte e sta qui va benissimo, non è che capito, non è che bisogna andare in Terra Santa, altrimenti non, no, è un viaggio importante, no? Perché appunto lì ci sono dei luoghi, è un viaggio, ecco, le nostre origini, siamo nati lì come cristiani, quindi però assolutamente sì sì, beati quelli che non hanno visto, assolutamente sì sì. Va bene, concludiamo con una preghiera, una benedizione, ci alziamo in piedi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Vincenzo Maria Strambi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie della vostra presenza e ci vediamo tra due settimane, tra due giovedì, quindi il 14. Bene, buon proseguimento di Quaresima.
Thank you.